Ma mi sembra molto importante quello che è stato messo in moto da Zingaretti sul territorio, ovvero quello di far conoscere ai ragazzi la storia di questo paese attraverso dei film naturalmente fondamentali. Io in particolare ho portato a loro un film come Pane e cioccolata, che è un film del 75 con Nino Manfredi, che parlava di emigrazione in Svizzera degli italiani. Ed era sorprendente vedere la reazione di questi ragazzi, che quasi non avessero, come dire, conoscenza o memoria che anche noi siamo stati un paese di emigrazione, di quello che hanno vissuto, le condizioni di emarginazione che hanno vissuto questi nostri connazionali in un paese come la Svizzera. Per cui mi sembra fondamentale, ci sono dei film che in qualche modo, diversamente da un libro di storia, ti possono far emozionare o entrare in quell'aspetto del nostro passato in maniera più diretta, in maniera più suggestiva. Per cui mi sembra veramente molto interessante. Per me, che poi faccio cinema, mi sembra un mezzo fondamentale. Noi abbiamo una storia cinematografica come pochi paesi al mondo, per cui voglio dire è veramente parte del nostro passato, della nostra cultura. Ma nella lista sicuramente ci stanno dei film fondamentali come forse Roma città aperta, che racconta l'occupazione nazista a Roma durante la seconda guerra mondiale, proprio come Pane e cioccolata, che appunto, come dicevo prima, ci ricorda quello che siamo stati noi quando i diversi in un altro paese eravamo noi, quando quelli che volevamo essere accettati in un'altra realtà, in un'altra cultura, eravamo noi. Per cui insomma avere, come dire, un po' una visione più ampia di quello che è passato, di quello che è stato, ci aiuta sicuramente a interpretare meglio il presente. Ma io penso che oggi c'è una grandissima offerta, a differenza di prima, a casa, no? su tanti mezzi, dalla televisione al tablet allo stesso cellulare. L'esperienza della sala cinematografica è abbastanza particolare, perché condividi al buio insieme ad altre persone un film, dunque un'emozione, per cui se ridi una risata corale ha un altro effetto, se hai paura, avere paura tutti insieme fa veramente un altro effetto, è un'altra esperienza.